La Federazione Italiana Metal Detecting è una federazione nata nel 2017, ha un obiettivo che è quello di appunto effettuare un'attività a livello legale, quindi rispettando le leggi. La legge principe è la 42 del 2004, che è la legge, che è il codice dei beni culturali. Questo codice diciamo che limita quelle che sono alcune attività di tutti i detectoristi. La federazione conta circa 300-400 soci, soprattutto quest'anno abbiamo avuto un aumento di volume di soci in quanto stiamo diffondendo la parola del metal detecting responsabile. Oggi siamo qui in un campo, come potete ben vedere. Stiamo svolgendo quella che è la nostra attività mensile di delegazione, dove con alcuni soci della federazione noi diciamo che utilizziamo il metal detector nei campi, in tutti quei luoghi che ci dà la possibilità di valorizzare il nostro lavoro. Cos'hai trovato, Luca? Nel momento in cui si venga a ritrovare, diciamo, tutto ciò che ha una storia, chiamiamola storia, di superiori 50 anni di età, questo ritrovamento per legge va riconsegnato oppure segnalato alla locale soprintendenza. Allora, gli strumenti per il nostro hobby sono metal detector, pain pointer e per lo scavo usiamo picozza e coltello da scavo e ovviamente i guanti per non farsi male. Questi sono i target di oggi. La maggior parte di questi target andranno nella differenziata come spazzatura.